A tutti, allora sono appena rientrato stasera, uscita estemporanea. Solitamente al venerdì non usciamo, però mio amico era al compleanno, mi fa, siccome poi oggi ha dovuto fare alcune cose personali, eccetera, si è rotto i testi. Infatti, va di uscire, andiamo all'Happy, così ci gustiamo un po' di topoline, tanto è sempre guardare e stop. E allora ho detto, ah sì, dai, passami a prendere che facciamo un salto all'Happy. Stasera c'erano Cuoricina, La ragazza viola e Catwoman. Catwoman modello ananas, c'aveva l'ananas in testa, beata lei che c'ha l'ananas in testa, io c'ho due spelacchiotti e basta. Comunque, seratina tranquilla, ci siamo visti Austria e Francia. C'era qualche topolina, c'era anche la donna cannone, poverina, mi ha fatto una pena sta ragazza straniera. C'erano quattro ragazze straniere sedute di fianco a noi al tavolo, carine, carine, bel viso, eccetera, eccetera. La poverina, una delle quattro non era grassa di più, probabilmente poverina deve essere problema tiroidale o qualcosa di simile, perché era giovane, bel viso, molto molto carina, però una donna cannone. Le altre no, le altre carucce, magroline, eccetera, eccetera. Scusate un attimo, perché il mio amico mi fa, magari è incinta. Poi l'abbiamo vista meglio, eccetera, perché si è alzata, è andata a prendere il gelato, è tornata. No, purtroppo era proprio grassezza fa bellezza. Peccato perché viso molto molto bello, come tutte le straniere quando arrivano qua. Io di straniere brutte non me ne ricordo. Tutte dal carino alla gnocca. Gnocca, spettacolo. Lasciando perdere il resto, che poi mi arrivavano. Madonna Benedetta, arrivavano in spiaggia. Non facevano in tempo ad arrivare topless. E finché c'hanno una seconda che tende alla terza, ancora ancora resisti, ma quando arrivano con due meloni che stanno in piedi, muori, muori, perché infatti noi, aiuto, sorvoliamo, meglio non ricordare i tempi andati, che se no poi mi deprimo ancora di più. Comunque, seratina tranquilla, ci siamo visti la partita. Speravo di vedermi diretta gol, ma c'era l'austriaco che ha chiesto espressamente di vedere Austria-Francia. Poi rompeva le scatole perché c'era la musica di sottofondo e non la voleva, gli dava fastidio. L'anziano, che io lo definisco anziano, magari c'ha 4-5 anni più di me, eh? Però io purtroppo, essendo diversamente giovane, ho ancora quella mentalità giovanile, quindi ogni tanto dico, oh bene, ci abbiamo gli anziani, poi chiedi l'età, non la tua stessa età, e ti viene la depressione totale. Comunque ragazzoli, piano piano recupereremo tutto, parleremo di Nation League, magari stasera faccio un bel riepiloghino delle partite che ci sono state divise per gruppi. Adesso devo ancora mangiare, sono le 11:40 più o meno. Stasera formaggio e pomodori, tranquillo, poi le mie tre noci che ci vogliono. E niente, vi ho ragguagliato sulla seratina. Domani vedremo chi ci sarà. Domani pizza. Anzi, sì, teoricamente dovrei fare in tempo, ma mandarvelo in onda prima di mezzanotte. Se no è sabato sera pizza, come sempre, alla Favola, ristorante La Favola. Poi naturalmente Happy Bar, ci vedremo l'Italia, secondo tempo probabilmente, sperando di non fare mega tardi, perché settimana scorsa c'era l'Happy che era pieno così e ci hanno detto, ragazzi, la pizza arriva tra mezz'ora e 40 minuti, poi col fatto che ne ho preso un'altra, che però è arrivata abbastanza velocemente, all'Happy Bar siamo andati che ormai la partita era finita. Non giocava l'Italia, però aveva giocato il giorno prima, se non sbaglio,
o 2 giorni prima, non ricordo. O forse giocava l'Italia, ma siamo arrivati che era finita la partita praticamente. Comunque, vedremo domani, domani Inghilterra-Italia, o sabato sera, che dir si voglia. Vedremo come andrà. Detto questo, io vado a pappare, che non ho ancora pappato. Ho mangiato giusto 2 banane, 2 brioche alle 6 più o meno, 5 e mezza, 6, quel che era. E naturalmente ci vediamo dopo perché vi farò, dai, un po' di riepiloghini di Nation League, visto che poi nella giornata di sabato c'ho Inter Live, poi mi devo preparare per uscire, devo uscire, vi farò i video delle pizze, del dolce, vedrò se prendo ancora il gelato al limoncello o qualcos'altro, dipenderà anche dalle pizze se sono pesantine oppure no, che magari col gelato al limoncello libidine digerisco anche meglio. Anche se, ripeto, quelle sono delle pizze che fanno libidine perché la pasta è leggera, va giù che è un piacere. E il guaio è che i miei ingredientini da doppia libidine coi fiocchi la rendono bella ricca, bella ricca. La seconda è normale, la seconda la prendo normale, senza aggiunte. Vedremo domani quale sarà la seconda pizza che mi papperò. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio, vado a pappare e ci vediamo alla prossima. Ciao!